Chi non vede l'ora di andare in vacanza quest'estate? Io. Sono qui per darvi dei consigli super utili se state organizzando una vacanza a rullo di tamburi, Bali. Chi mi segue sa che nell'ultimo video ci eravamo lasciati con la mia partenza per le Filippine, ma ho pensato, perché caricarvi ora il video delle Filippine quando in realtà per visitare le Filippine l'estate non è assolutamente il periodo migliore, difatti è il periodo delle piogge. Al contrario, è il momento perfetto durante l'anno per visitare l'isola di Bali. Probabilmente proprio perché tanti di voi stanno pensando di andare a Bali in vacanze quest'estate, il video più visto sul mio canale nell'ultimo mese è stato il video di Bali, che è un video che comunque ormai ha 2 anni circa. Se state per prenotare una vacanza a Bali, non fatelo finché non guardate questo video fino alla fine, perché vi do un sacco di consigli utili. Bali è una di quelle destinazioni che sicuramente negli ultimi anni è davvero esplosa a livello di popolarità, grazie anche a internet e ai social. Onde, se vi piace fare surf, risaie, templi magici, cascate pittoresche e in generale delle vibes molto spirituali, davvero uniche nel loro genere, tant'è che Bali è conosciuta, come probabilmente già sapete, come l'isola degli dei. È sicuramente una destinazione abbastanza accessibile a livello di costi. Se volete stare nei mega resort 5 stelle potete farlo, ma ci sono anche tantissime opzioni di boutique, hotels più piccolini che hanno davvero dei prezzi meno di 100 dollari a notte e sono davvero stupendi. Sicuramente non è più cheap come lo era 10 anni fa, ma d'altra parte ha anche molto più da offrire, non solo a livello naturalistico. Altra cosa da tenere presente è che Bali può darvi esperienze diverse a seconda della zona dell'isola dove vi trovate. Potete passare da un attimo in cui siete rilassatissimi in un tempio sperduto nella foresta di Ubud a poco dopo dove vi trovate nel traffico e nel casino generale di, per esempio, zone marine come quella di Kuta. Poiché appunto c'è tantissimo da vedere, a meno che non abbiate intenzione di stare a Bali per un mese, è davvero necessario innanzitutto capire il tipo di vacanza che volete fare per organizzare le zone in cui stare, perché non è per tutti il party in spiaggia fino all'alba, come non è per tutti invece fare yoga e meditazione dalla mattina alla sera. Altra cosa da tenere presente è che Bali è comunque un'isola abbastanza grande. Non è un'isola dove vi consiglio di passare 4 giorni, ma assolutamente almeno una settimana, qualche giorno in più e almeno 2 settimane se avete intenzione di spostarvi magari in delle isole vicine. Ci vogliono circa 3 ore per guidare dalla costa nord a sud e 4 per guidare da quella est a ovest. C'è davvero tantissimo da vedere. Per quanto invece riguarda le isole, sicuramente le più conosciute, ne avete sentito parlare, sono le Gili Island. Ma io invece vi consiglio di andare in altre isole, quelle dove sono stata io, che sono meno turistiche, meno conosciute, anche se negli ultimi anni lo sono diventato un po' di più. Sicuramente c'è ancora più natura inesplorata, ma se volete scoprire quali sono, dovete rimanere fino alla fine del video. Iniziamo con i fatti importanti. La moneta locale. A Bali si usano le rupie. Ah, tra l'altro ce le ho ancora. Eccole! Vi giuro che non me l'ero preparata. Allora, 20.000 rupie, 5.000 rupie, 10.000 rupie e 2.000 rupie. Praticamente quando arrivate e fate un prelievo sarete milionari, andrete in giro con i milioni in tasca, per chi di voi non lo fosse già. La capitale si chiama Denpasar ed è sicuramente dove atterrerete con l'aereo. La religione più diffusa è l'induismo e la lingua più diffusa è il balinese. Trasporti. A Bali non ci sono mezzi pubblici. Ovviamente quando arrivate a Bali o magari dovete fare dei tragitti più lunghi, volete spostarvi in macchina, potete affittare la macchina con il driver. Tra l'altro io dovrei ancora avere il numero del mio driver, che era un sacco carino. Se lo voleste scrivetemi che vi metto in contatto. Altrimenti ci sono anche ovviamente nelle zone più turistiche i taxi che possono portarvi in giro. Il modo più diffuso per spostarsi, anche il più comodo e anche secondo me il più avventuroso, è sicuramente affittarsi uno scooter. Costano davvero poco, li trovate ovunque, probabilmente direttamente nell'hotel dove state o 2 passi al di fuori. Però se decidete di affittare lo scooter, tenete presente che a Bali si guida come in Inghilterra sulla sinistra. Preparatevi perché comunque alcune zone sono molto trafficate e
E altre invece sono ovviamente più vi addentrate nella natura, più diminuisce il traffico, ma nelle zone magari più centrali appunto ce n'è un po' e può essere un po' caotico. Vi consiglio di assicurarvi di avere un'assicurazione perché gli incidenti capitano. Ora parliamo delle zone. Se vi piace fare surf, dovete andare assolutamente a Uluwatu. Se vi piace fare feste in spiaggia fino al mattino, non mi sento di consigliarvi Kuta, in realtà è la zona che io ho un po' del tutto, in realtà, evitato. Mentre Seminyak potrebbe fare al caso vostro, è sicuramente più sviluppata e viva rispetto a zone più naturali, dove ci sono meno party vibes, però ha il suo perché. È molto carina, ci sono tantissimi ristoranti, negozietti per fare shopping, io la consiglio assolutamente. Spostandosi invece da questa zona costiera, dovete assolutamente andare a Ubud. Chi ha visto il film Eat, Pray, Love sicuramente già l'ha messo nella propria lista. Lì troverete la foresta delle scimmie, pazzesca, ci sono davvero tantissime scimmie. E tra l'altro lì vicino, sempre nel centro di Ubud, si trova un mercatino molto bello dove potete fare un sacco di shopping. Preparatevi a negoziare perché dovrete negoziare sui prezzi. Partono alti, ma poi in realtà c'è room for negotiation. Il centro di Ubud è davvero davvero trafficato, quindi io vi sconsiglio di stare in un hotel o in un accommodation appunto nel centro. Se vi spostate invece un po' più fuori, trovate nella natura, nella foresta praticamente, degli hotel veramente stupendi. Io sono stata all'Ulun Ubud Resort, ve lo consiglio assolutamente. Prenotate subito, tra l'altro, perché io ricordo che quando stavo organizzando le vacanze c'erano tantissimi hotel a cui ero interessata che erano già fully booked. Quindi prenotate con largo anticipo, altrimenti rischiate poi di non trovare quello che volete. Questo resort si trova immerso nella natura, la struttura è pazzesca, le stanze fantastiche, c'è una piscina a strapiombo. Siete circondati dalla vegetazione, davvero un posto magico. Io lì ho compiuto 30 anni, è il posto che ho scelto, dove volevo svegliarmi la mattina dei miei 30 anni e meditare. Tra l'altro, se mi vedeste in questo momento, sono tipo un airone con le gambe così. Perché in realtà io sto molto comoda, forse in un'altra vita ero un fenicottero. Dubito perché sono così alta e slanciata. Comunque, da Ubud, tra l'altro, siete comodi con il motorino per andare a visitare le risaie. Non vi dico il nome, ma ve lo faccio uscire qui perché è un po' complicato da pronunciare. Gallagang, credo. Arrivate lì col motorino, lo lasciate, iniziate a camminare per queste risaie e niente, vi perdete nella natura, sono fantastiche. Poi ci sono attrazioni, diciamo così, da fare. C'è quell'altalena nel vuoto. Io, tra l'altro, ho paurissima di queste cose, eppure l'ho fatta perché la mia vacanza a Bali è stata nel mood di fai una cosa al giorno che ti spaventa e che ti fa bene. E quindi l'ho fatta. Vi metto qui il video, l'avete visto su Instagram magari. Se non mi seguite su Instagram, fatelo, che ci sono un sacco di contenuti carini. Per quanto riguarda le cascate, ce ne sono veramente tantissime. Io vi consiglio, quando organizzate una vacanza a Bali, guardate le cose che vi piacerebbe vedere. Prendete la mappa, proprio Google Maps, andate a tracciarvi tutti i pin delle location che vi interessano e poi da lì cercate di capire se è un itinerario fattibile, perché come vi dicevo l'isola è grande, cascate, templi, ce ne sono davvero troppi, quindi dovete fare delle scelte. Noi per esempio abbiamo scelto di visitare una cascata che si trova all'interno di una specie di caverna, molto suggestiva, l'acqua filtra a una certa ora della mattina e fa questo effetto un po' così divino. E invece per quanto riguarda i templi, uno in particolare mi è rimasto impresso, che è quello che si trova ad Uluwatu, pazzesco. Lì, se andate a una certa ora, potrete assistere al loro rito che celebrano al tramonto su questo tempio arroccato sulla costa. Pazzesco anche quello. Ora che sto ripensando, vi sto raccontando la mia vacanza, mi rendo conto di quanto sia stata veramente una vacanza unica. Unica. Bali è veramente un posto magico. Come vi dicevo all'inizio del video, secondo me una settimana, 9-10 giorni sono abbastanza per visitare e godersi l'isola di Bali. Se invece volete stendere, stare un po' di più, avrete tempo di andare a visitare anche delle isole. Quelle che io vi consiglio di visitare sono le isole Nusa. Sono tre isole, la più grande di tutte, ma anche la meno sviluppata, dove ancora c'è una natura molto molto selvaggia e pochissimi, anzi quando sono andata io non c'erano resort, ma ricordo che erano in costruzione, cioè non c'era proprio per dormire, non c'era neanche l'asfalto sulle strade. Si tratta di Nusa Penida.
Nusa Lembongan e Nusa Sinangan. Seringan, forse. Per raggiungere le isole Nusa potrete prendere le speedboat o i traghetti da due punti dell'isola di Bali nella costa est, o da Serangang o da Padang Bai. Allora, Padang Bai io ve la consiglio se fate diving, perché ci sono molti centri per fare diving e lì vicino ci sono molti punti in cui si possono andare a fare delle immersioni. Era molto consigliata anche per lo snorkeling. Noi siamo stati un po' sfortunati, io quando sono stata lì ho beccato delle giornate con un vento allucinante, quindi purtroppo il mare non me lo sono goduto. Padang Bai non è la zona più bruttina tra tutte quelle che noi abbiamo visto. Però per me era comoda, appunto, come vi dicevo, quando io ho tracciato, diciamo, l'itinerario da seguire, abbiamo deciso, ok, da Padang Bai andiamo sulle isole, poi dalle isole torniamo un po' più a sud, a Serangan, per finire, appunto, Seminyak e poi ripartire. Nusa Penida è sicuramente quella più avventurosa. Io vi consiglio magari di stare di base a Nusa Lembongan, noi siamo stati in un hotel lì, e Nusa Seningan. Poi da lì potete fare delle escursioni a Nusa Penida. Allora, in giornata non la riuscite a vedere tutta. Io mi ero fatto tutti i miei calcoli, affitto il motorino, ce la faccio, ci vuole circa un'oretta per guidare da nord a sud. Peccato che non avessi trovato nelle mie ricerche un dettaglio molto importante, ovvero non ci sono strade asfaltate. Non c'erano. La situazione potrebbe essere cambiata, ovviamente, sono passati 4 anni, 5 quasi ormai, quindi magari in realtà ora ci sono molte strade più asfaltate. Più lontano vi spingete, meno asfaltate sono le strade, più tempo ci vuole per raggiungere i posti e non ce la farete. Noi in un giorno siamo stati lì circa, credo, 8 ore, non ce l'abbiamo fatta ad arrivare nel punto più a nord dell'isola, dove c'erano dei luoghi che mi sarebbe piaciuto vedere. Consiglio, se lo scooter, il cinquantino normale a Bali va benissimo, perché appunto le strade sono asfaltate ovunque, comunque qui molte strade non sono asfaltate, molte strade sono in pendenza, fatevi furbi e affittatevi, se siete in due ovviamente con lo stesso motorino, un 125 perlomeno, perché col cinquantino non andate da nessuna parte. E state attenti, noi abbiamo rischiato di ricadere un po' di volte appunto sullo sterrato. Se succede qualcosa vi fate davvero male, lì siete fregati, perché prima che qualcuno vi trovi passerà un po' di tempo. Nusa Lembongan e Nusa Seningan invece sono più piccoline, sono comunque pazzesche, dovete andare assolutamente a vedere Devil's Tears al tramonto, ci sono queste onde che si infrangono sulla costiera e sono uno spettacolo della natura, veramente bellissimo. E invece su Nusa Seningan, che è la più piccolina, vi potete rilassare, c'è un beach club molto carino, si chiama Pirate Beach Club. E invece Nusa Lembongan è quella dove ci sono più hotel. Sono collegate, tra l'altro, Nusa Seningan e Nusa Lembongan da un piccolo ponticello giallo, quindi potete con lo scooter muovervi tranquillamente. Consiglio, se andate sulle isole, i traghetti, le speedboat non rispettano molto gli orari di partenza, ci sono magari spesso dei ritardi. Rischiate che se la vostra speedboat o il vostro traghetto fa un ritardo, arrivate tardi all'aeroporto e poi perdete quel volo per tornare a casa. Quindi io vi consiglio di tornare a Bali, fare una piccola tappa, anche solo una notte, e poi partire da lì con calma. Noi abbiamo fatto così e infatti l'ultimo giorno siamo stati a Seminyak. E mi è piaciuto, devo dire, perché dopo aver fatto una vacanza molto wild, molto relax, iniziare a tornare nella civiltà non è stato male. Ci sono molti ristorantini carini, se mangiate vegano, se vi piace mangiare salutare, se vi piace mangiare açaí, smoothie bowls, frutta, oddio la frutta. Potete capire quanto era buona la frutta che ho mangiato a Bali. Io ho mangiato la frutta più buona della mia vita a Bali. Quindi mangiate tanta frutta, questo è l'altro consiglio. Ah, e non bevete l'acqua dal rubinetto. Penso che lo sappiate, se avete un minimo di esperienza lo saprete già. Comunque, quando fate delle vacanze wild in questi posti un po' poco sviluppati, non bevete l'acqua, state attentissimi. Nonostante io sto molto attenta a non bere l'acqua del rubinetto, e state attenti anche quando c'è il ghiaccio, che se non è stato fatto con l'acqua distillata o comunque depurata o naturale, ma è stato fatto con l'acqua del rubinetto, siete fregati uguali. Nonostante io sia molto attenta, e come vi ho detto all'inizio del video, siamo stati nelle Filippine, sono stata attentissima a non fare tutto ciò, e nonostante tutto mi sono presa una fantastica intossicazione alimentare, che è anche la ragione per cui non ho finito di montare il video delle Filippine, perché purtroppo sono stata KO per un po' di giorni e quindi il filo logico di ciò che ho filmato si è un po' perso. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate di questi video in cui mi metto qui davanti alla telecamera e vi racconto cose utili. Fatemi sapere se lo sono, se vi piacciono,
soprattutto per Bali. Avete preferito questo video dove parlo e vi do più consigli, o avete preferito il video vecchio in cui vi facevo solo vedere? Fatemelo sapere, perché visto che devo montare, appunto, finire di montare il video delle Filippine, scrivetemelo nei commenti il tipo di video che preferite, così ve lo faccio come lo volete voi. E penso che farò anche un video simile a breve su Dubai, dandovi dei consigli, se è la prima volta che venite a Dubai, consigli pratici. Quindi forse quei consigli li troverete nel prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!